Benvenuti. Oggi incontreremo uno dei navigatori più avventurosi dell'epoca delle grandi scoperte geografiche. Quello che noi italiani chiamiamo Ferdinando Magellano. Con il risultato che io, per esempio, per molto tempo ho creduto che fosse italiano. Tanto siamo un popolo di santi e navigatori. Invece in realtà Magellano era portoghese. Il suo cognome in portoghese suona qualcosa come Magalhães. Ma ha lavorato per il re di Spagna e gli spagnoli, come sentiremo anche nel documentario, lo chiamano Magallanes. Magellano è l'uomo che per primo ha scoperto il passaggio dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico. Cioè è riuscito a passare dall'altra parte del Sud America e poi attraverso l'Asia sudorientale, l'Oceano Indiano, tornare in Europa facendo il giro del mondo. O meglio, lui non c'è tornato, perché si è fatto ammazzare durante la spedizione alle Filippine. Ma i superstiti sono tornati a casa. E siccome l'idea era sua, il merito è anche suo. Magellano in pratica è l'uomo che realizza il progetto che Cristoforo Colombo aveva lasciato a metà. Perché anche Colombo era partito per arrivare nelle Indie, ma poi è andato a sbattere nell'America e non è più andato oltre. In Spagna, dopo un po', quando sbollisce l'entusiasmo per la scoperta dell'America, si rendono conto che il progetto di Colombo non era stato ancora realizzato. E Magellano è incaricato di farlo. Come mai ci tengono tanto? In primo luogo perché loro hanno sì scoperto l'America, ma non sanno mica com'è fatta. Non sanno se l'America meridionale si protende in giù, magari fino ad arrivare al polo. E in quel caso non ci sarebbe il passaggio dall'altra parte. Magellano il passaggio lo scopre. Scopre un braccio di mare che a un certo punto taglia in due il Sud America verso il fondo, isolando la Terra del Fuoco dal grosso del continente, un passaggio che si chiama appunto oggi lo Stretto di Magellano e che permette di arrivare nel Pacifico. In realtà anche la scoperta di Magellano non risolve tutti i problemi perché loro continuano a non sapere cosa c'è sotto. E bisognerà aspettare 50 anni, il viaggio di Francis Drake, per scoprire l'estremità meridionale del Sud America, Capo Horn. Fino a quel momento, su tutte le carte geografiche stampate in quei 50 anni, loro raffigurano di solito un grande continente che dalla Terra del Fuoco si allarga verso sud fino a abbracciare tutto l'Antartico. Lo chiamano Terra Australis, un continente che non è mai esistito. L'altro motivo per cui ci tengono tanto a fare questo viaggio è per via del commercio delle spezie, che all'epoca ha un'importanza enorme nell'economia mondiale. La Terra delle Spezie è il sud-est asiatico, e normalmente gli europei ci vanno facendo il giro sotto l'Africa, doppiando il Capo di Buona Speranza, risalendo l'Oceano Indiano. Ma fin dall'inizio hanno avuto l'ossessione di trovare una strada più breve, per abbattere i costi. Ecco, quando ci si pensa oggi sembra sempre difficile capire come mai le spezie dovevano avere quell'enorme importanza economica. In realtà bisogna forse pensare che nel Medioevo e nel Rinascimento loro non avevano nessuno di quei generi di conforto e di quegli eccitanti a cui noi siamo abituati oggi. C'erano solo le spezie, che tenevano il posto del caffè, del tabacco, dello zucchero, dei superalcolici. Ecco, se pensiamo al peso che hanno oggi nell'economia mondiale monopoli come quello del tabacco, è più facile capire come mai anche le spezie avevano un'importanza enorme. Come mai questi navigatori erano disposti a star lontani da casa per anni e a rischiare la vita pur di arrivare alle isole delle spezie. Ecco, fate un esperimento. Andate al supermercato e comprate una bustina di zafferano. E poi fate il conto di quanto l'avete pagato al chilo. Lo zafferano costa come l'oro. E all'epoca tutte le spezie avevano quel valore, perfino di più. E su un galeone ci stanno parecchie tonnellate di spezie. E allora ecco, si capisce che questa faccenda potesse far girare la testa al re di Spagna, come l'ha fatta girare anche a Magellano. Buona visione. Ferdinando Magellano solca i flutti dell'Atlantico per 9 lunghi mesi. Ammainare le vele! Nell'emisfero australe gli elementi si scatenano, con tempeste che si abbattono ogni giorno più impetuose. Il piano di Magellano è audace e rischioso, ma ogni paura è attenuata dalla promessa di gloria e ricchezze. Oh, caro Signore, guidami al Padre.
passaggio. Deve essere qui vicino. Se sarà necessario, viaggerò fino ai limiti estremi del mondo! La sua meta sono le ricchissime isole delle Spezie, situate nell'Oceano Indiano. All'alba del XVI secolo, le potenze marittime rivali di Spagna e Portogallo si sono spartite il mondo. Affinché l'espansione coloniale non si sovrapponga, Papa Alessandro VI ha attribuito i tesori del Nuovo Mondo a ovest alla Spagna e le ricchezze dell'Africa e dell'Asia al Portogallo. Solo le isole delle Spezie non sono assegnate a nessuno. Gli spagnoli non sono in grado di raggiungere le isole, poiché l'unico accesso si trova in acque controllate dalla corona portoghese. Era l'era delle grandi esplorazioni geografiche. Da quando Colombo aveva scoperto l'America per gli spagnoli e Vasco de Gama aveva mostrato la rotta per le Indie ai portoghesi, si era innescata una guerra senza quartiere tra le due grandi potenze navali occidentali, il Portogallo e la Spagna. Da quel momento, prodotti come le spezie assunsero un valore strategico inestimabile. Chi avrebbe controllato la rotta per le isole delle spezie avrebbe dominato il mondo. Valladolid, sede della corona spagnola. Carlo V è appena asceso al trono ed intende espandere il suo dominio. È deciso a conquistare le ricchezze che il mondo ha da offrire ed è coinvolto in una strenua lotta contro il Portogallo per l'egemonia sui sette mari. Il vescovo Fonseca è consigliere di Carlo e complice nelle mire espansionistiche spagnole. Maestà, dovremmo almeno concedergli udienza. A un capitano portoghese può tornare utile alla Spagna. I portoghesi non sembrano molto interessati a lui. Dunque, perché mai dovremmo esserlo noi? Egli asserisce qualcosa di incredibile. Pare che abbia scoperto qualcosa che potrebbe porre fine al monopolio commerciale dei portoghesi in Asia, maestà. Se è la verità, per i portoghesi diverrà un traditore. Quindi sentiamo che cosa ha da riferire. Ferdinando Magellano. Maestà. Magellano era portoghese e nonostante fosse portoghese fu posto al comando di una flotta spagnola. Questo era il nocciolo della questione. Se Magellano fosse stato uno spagnolo proveniente dalla nobiltà castigliana, probabilmente non avrebbe incontrato le difficoltà che si trovò ad affrontare. Il re appoggia il progetto del capitano portoghese, una decisione non apprezzata dai marinai spagnoli. Intendete davvero affidare una flotta a un rinnegato? Chi ci garantisce che in verità non lavori per i portoghesi? Dovrete controllarlo. Magellano sarà il capitano generale, ma ciascuna delle altre navi avrà un capitano spagnolo a bordo. E fra questi ci sarete anche voi, quando è Cartagena. Il re conta su di voi. Vuol dire che dovremo obbedire agli ordini di un capitano portoghese? Il re lo vuole. Juan de Cartagena faceva parte dell'alta aristocrazia spagnola, era nipote del vescovo Fonseca. Magellano in Portogallo era solo un fidalgo escudeiro e la sua famiglia era nobile di quarto grado. Questa differenza di status avrebbe portato a numerosi alterchi sin dal principio. All'inizio del XVI secolo, Siviglia è il porto spagnolo per antonomasia.
dai suoi moli salpano i conquistatori del mondo. Il porto di El Arenal a Siviglia, situato proprio ai piedi della Torre dell'Oro, divenne per due secoli il centro del mondo. Da qui sarebbero salpate e sarebbero attraccate due volte l'anno le flotte delle Indie Occidentali, che gestirono forse il più importante monopolio mercantile della storia. Nell'Archivio Generale delle Indie è custodita la storia del colonialismo spagnolo. José de la Fuente segue ormai da anni le orme di Magellano. Antonio de Mora, curatore del museo, è interessato agli aspetti economici della spedizione. I documenti, antichi di 500 anni, sono un tesoro unico. È tutto riportato in maniera dettagliata in questi fascicoli. Parliamo di quasi 8 milioni e mezzo di maravedi dell'epoca, che oggi sarebbe una fortuna incalcolabile. Solo una superpotenza potrebbe permettersi una spedizione simile ai giorni nostri. Sarebbe come finanziare una missione nello spazio. Sì, questo è un buon paragone. Però da questi documenti si capisce chiaramente che i rischi erano enormi, che c'erano molti interessi in gioco, una rivalità politica con il Portogallo. Il finanziamento della spedizione rischia di essere posticipato in eterno. Ma una volta stanziati i fondi, Magellano può iniziare i preparativi per la missione che lo terrà per due anni in mare. In realtà pare che a Magellano avessero offerto cinque navi fatiscenti, cinque velieri in pessimo stato, ma grazie alla sua perizia in ambito nautico e a tutte le esperienze acquisite da grande conoscitore del mondo qual era, l'esploratore portoghese avrebbe saputo trasformare cinque relitti, cinque navi da rottamare in autentici gioielli del mare. E così fece. Magellano impiega quasi un anno e mezzo per rendere i vascelli adatti alla navigazione. Stipa le navi con tutto il necessario per un viaggio così lungo. Le imbarcazioni erano a dir poco scomode. L'igiene era disastrosa. Dei 265 partecipanti alla spedizione, solo 18 fecero ritorno. Il tasso di mortalità legato alle malattie e alle condizioni di vita in genere fu tragicamente alto. A bordo non c'era nulla che potesse alleviare le condizioni di viaggio per i marinai. Solo il capitano godeva di un certo agio. In coperta, i marinai dormono ammassati tra merci, barili, sacchi e vele, completamente esposti alle intemperie. Una volta scoperto che Magellano intende arruolare dei portoghesi, gli spagnoli cercano di impedirlo, ma non hanno problemi con un giovane nobile italiano, Antonio Pigafetta. Personalmente, Magellano lo reputava inutile. Quando Pigafetta si presentò al capitano, questi la prima cosa che gli chiese fu: «E voi? Che sapete fare?» «Non mi sembrate affatto un marinaio. Siete carpentiere, cannoniere, soldato?» «No.» «Che cosa volete?» «Voglio raggiungere isole remote.» «Navigheremo per almeno due anni. L'esito è imperscrutabile.» «So parlare molte lingue e so scrivere. Qualcuno deve pur documentare una simile impresa, in modo tale che tutti vengano a conoscenza delle nostre esperienze.» Quando Pigafetta si presentò al capitano come un giovane di buona famiglia, in cerca di avventura e sensazioni forti, assetato di conoscenza, Magellano all'inizio voleva liberarsene. Ma lo studioso vicentino godeva di raccomandazioni altolocate e il portoghese capì di non avere scelta se non quella di accettarlo. Antonio Pigafetta documenterà l'intero viaggio, un ritratto unico e prezioso dell'epoca. Il 10 agosto 1519, cinque navi salpano dal porto di Siviglia. Per Magellano è un sogno che diviene realtà. Da
Da questo momento egli determinerà il corso del viaggio. Sarà una traversata incerta. Troverà il passaggio per le isole delle Spezie navigando verso ovest? Fornirà alla Spagna un vantaggio decisivo nella guerra per la conquista dei mari? Sin dalle prime fasi del viaggio, Magellano dimostra la sua autorità sui secondi in comando. La sua nave solca il mare in testa alle altre. È curioso notare come all'inizio il rapporto tra Magellano e il resto dei marinai fosse connotato da un certo scetticismo. Aveva nemici nei vertici del comando, tra gli altri capitani, gli ispettori, il tesoriere, il contabile e i vari ufficiali, che erano quasi tutti spagnoli. I marinai portoghesi lo ammiravano e lo amavano come uno di loro, mentre quelli spagnoli continuavano a vederlo come un nemico straniero, pur rispettandolo. Mentre la flotta fa rifornimento di acqua fresca a Tenerife, una lettera da Siviglia raggiunge Magellano. E così ho avuto modo di scoprire che i capitani spagnoli hanno ordito un piano segreto contro di voi. Si verificherà un ammutinamento contro di voi alla prima occasione propizia. Non sarete sorpreso di sapere che a guidare l'ammutinamento sarà Juan de Cartagena. Il fedele servo e confidente del consiglio dei vescovi di Carlo V. Anche il Portogallo intende ostacolare i piani di Magellano. Il denaro in palio è troppo. Armarono una flotta. Anzi, stando alle mie ultime ricerche, sono convinto che si trattasse di numerose flotte per mettere in atto una strategia su più fronti, per anticiparlo in diverse tappe del suo itinerario, per neutralizzare e porre fine all'ambizioso progetto di Magellano. Magellano non si confida con nessuno, temendo tradimenti ovunque. Ogni mattina dà gli ordini del giorno. Ogni obiezione o proposta è subito messa a tacere. Da quando ha ricevuto l'avvertimento, tiene particolarmente d'occhio Juan de Cartagena, il suo secondo in comando. Perché avete cambiato rotta senza prima consultarci? Nessuno qui ha il diritto di chiedermi alcuna spiegazione, voi incluso. Io non sono un mozzo della nave. Peccato, vi comportate come tale. Stiamo navigando in mare aperto ormai da 2 settimane. I marinai sono inquieti e io mi chiedo che stia succedendo. Avete intenzione di consegnarci ai vostri compatrioti? Tacete! Oppure voi mi minacciate! Un portoghese mi minaccia! Che cosa fate? Dove andiamo? Vogliamo sapere! Voi non potete avanzare alcuna pretesa! Io sono l'unico comandante di questa flotta! Chiunque mi ostacoli mette a repentaglio l'intera spedizione ordinata dal re! Siete ora sollevato dal comando della San Antonio. Fatevi da parte! Magellano era un uomo d'azione. Bartolomé de las Casas lo descrive bene come una persona irascibile e sgradevole, ma un uomo onorevole e in grado di raggiungere i propri obiettivi. Dopo 2 mesi in mare, Magellano riesce con fatica a percorrere la costa sudamericana. È qui che troverà il passaggio verso ovest. Ogni baia potrebbe essere l'imbocco di un canale. A bordo la tensione cresce e il malcontento si diffonde tra i marinai. La ricerca rimane infruttuosa. Acqua! Solo acqua! Il mare si allunga verso occidente! E al fine! Signore, grazie! Sapevo che ce l'avremmo fatta! Sondate la profondità dell'acqua! Non possiamo arenarci ora!
Divideremo la flotta. Cercheremo il passaggio a occidente lungo tutta la costa. Seguiremo ogni baia, ogni singola baia. Non importa quanto piccola. Non perderemo una sola occasione di trovare il passaggio a ovest. L'estuario del Rio de la Plata, vicino a Buenos Aires, si addentra nella costa per oltre 290 chilometri, per oltre 220 di larghezza. Riaffiora la speranza in Magellano. Per 15 giorni ispeziona la baia in cerca di un passaggio dall'Atlantico al Pacifico. Juan Petroni naviga nell'ampio estuario da anni ormai. È evidente come Magellano possa averlo scambiato per una porzione di oceano. La sua ricerca lo condusse all'imbocco del Rio de la Plata, senza sapere che fosse un fiume e non il mare. E così si addentrò nel fiume convinto che fosse l'oceano. Ma non lo era. Così fu sorpreso da vento, acque, profondità e onde inaspettati. Magellano effettua un semplice esperimento. Si chiese: che cos'è? Se non è il mare, dove siamo? Assaggiò l'acqua. È dolce. E così dovette cambiare i suoi piani e dovette lasciare il Rio della Plata. Magellano non riesce a credere che il passo dall'Atlantico al Pacifico gli stia ancora sfuggendo. Tutti i suoi calcoli sono sbagliati. I suoi sogni lo hanno fuorviato. Dopo 6 mesi in mare, non sembra più vicino di un miglio al suo obiettivo. Magellano aveva una personalità del tutto particolare che non gli avrebbe mai permesso di abbandonare il suo progetto. Per lui c'erano solo il trionfo o la morte. Non sarebbe mai tornato indietro. Quando si studia la storia di Magellano, non bisogna mai dimenticare che per lui era sempre o tutto o niente. Magellano continua la sua rotta verso sud, nel cuore dell'inverno. Come giustificare ai suoi uomini il proseguimento di questa ricerca disperata? Di certo ormai si è convinto che le mappe sono sbagliate. Dov'è il passaggio per la terra di ricchezze che ci ha promesso? Dovremmo vedere il paradiso in terra. Il sole del meriggio. E dove ci troviamo? In un dannato deserto di ghiaccio. Il vento ci graffia le carni. Respiriamo neve. E quando tocchiamo le sartie, le nostre dita gelano. Si soffre la fame. Lamentatevi con Magellano, allora. Perché lui ci dia in pasta ai pesci? Voi stesso avete assaggiato il prezzo della disobbedienza. Perché non invertire la rotta e fare vela verso casa? Molti di noi sono già d'accordo. Sì. E molti altri lo saranno. Non io, ma il re ha tracciato per noi questa rotta. Continueremo a navigare finché non avremo trovato quel passaggio. Se non questo inverno, la primavera ventura. Abbiamo pane e vino a sufficienza. E acqua fresca in quantità. Come, non lo avete capito? Stiamo per conquistare un nuovo ricchissimo mondo, la terra delle spezie! Più ardua è la sfida, maggiore sarà il premio.
Continueremo a navigare finché non avremo trovato il passaggio per quella terra! E il re saprà come ricompensarci. Magellano è irremovibile verso la sua meta. Ma poco o nulla può contro le tempeste che si abbattono sull'emisfero australe. Inaspettatamente, una nuova insenatura si apre dinanzi a loro. La baia viene in loro soccorso appena in tempo. San Julián offre loro acqua fresca e pesci facili da pescare. Magellano decide di stabilire l'accampamento invernale qui, senza consultare l'equipaggio. Giungemmo a 49 gradi di latitudine sud. C'era un approdo sicuro. Era ormai inverno inoltrato e cercammo riparo finché il tempo non fosse migliorato. Magellano si accerta che le navi siano riparate. Sono state in mare per 9 mesi. I marinai si imbattono in animali mai visti prima. Pinguini e leoni marini. I mari impetuosi, i venti gelidi e la fame incessante fiaccano gli uomini. Serpeggia anche il timore che in un qualsiasi momento possano cadere dal confine della Terra in un nulla eterno. Per molti di questi uomini la Terra ha ancora la forma di un disco. I delfini che accompagnavano le navi erano dunque gli araldi del nulla incombente? Quella di Magellano fu la prima spedizione a raggiungere queste coste. Nessuna imbarcazione aveva mai solcato questi mari. A quei tempi, le leggende relative a mostri marini e alle insidie celate dagli abissi oceanici erano considerate reali, soprattutto per i marinai meno acculturati. Temevano profondamente il mare. La situazione di Magellano era ulteriormente complicata dalla progressiva scarsità di viveri ad ogni approvvigionamento. E così egli dovette razionare gli alimenti durante la loro permanenza alla baia di San Julián. La tensione che già animava la ciurma non fece che intensificarsi ogni giorno di più. Per quanto ancora dovremo sopportarlo? I topi di sentina stanno meglio di noi. Il crescente malcontento dei suoi uomini non impedisce a Magellano di ridurre le razioni. Il pane e il vino devono durare fino alle isole delle Spezie, che potrebbero trovarsi a mesi di viaggio da qui. Magellano deve fare attenzione. Quando Magellano arriva al porto invernale di San Julián, la situazione è a dir poco critica. La ciurma è prossima all'ammutinamento, come una polveriera pronta ad esplodere. La fame e la paura di non fare più ritorno a casa aumentano la pressione. Il conflitto tra i marinai spagnoli e quelli portoghesi fedeli a Magellano sembra sul punto di esplodere. Adesso basta, dobbiamo intervenire. Ammutiniamoci. Mano alle armi. Nella fredda notte del 2 aprile 1520 scoppia l'ammutinamento. 3 navi si ribellano a Magellano, che ne comanda direttamente soltanto 2. L'autorità di Magellano e la sua missione sono sul filo del rasoio. Ma lui mantiene il sangue freddo. Nelle 3 navi, i marinai fedeli a Magellano si infiltrano tra i ranghi degli ammutinati, alimentando false speranze. Senza essere notati, gli uomini delle altre 2 si arrampicano a bordo delle navi dissidenti e ne assumono il controllo. Per i ribelli è il momento di brandire le loro armi. In quella notte del 2 aprile, Magellano riuscì a sedare la rivolta, dimostrando una straordinaria capacità tattica. Aveva intenzione di processare tutti coloro che riteneva colpevoli il giorno successivo. Il verdetto di tale processo sarebbe stato decisivo per il destino della flotta dell'esploratore.
Stando alla legge del mare, Magellano è il più alto giudice in carica e ha pieno arbitrio sul giudizio dei crimini e sulle punizioni da comminare. Avete dimenticato a chi dovete fedeltà? Dovreste servire il vostro sovrano. Dovete servire la Spagna. Nessuno può accusarci di non aver compiuto il nostro dovere. Ora siete anche un codardo. E io che vi credevo dotato del mirabile coraggio che contraddistingue gli spagnoli. Siamo rimasti bloccati nei deserti di ghiaccio per mesi. Noi non crediamo più nel vostro passaggio. Invertiamo la rotta! Giammai! Meglio la morte dell'onta del fallimento. Abbiamo perso fin troppi uomini. Sono assiderati o sono caduti in mare. Per voi questo è giusto? Al diavolo le spezie! Al diavolo anche l'oro! E secondo voi è giusto per me essere ucciso da voi? Non avete tradito soltanto la missione del vostro re. Non siete più degni di restare a bordo delle nostre stesse imbarcazioni. Secondo la legge navale, il seguente verdetto è emesso. Juan de Cartagena, vi sollevo dai vostri compiti e vi bandisco dalla flotta. Possa il Signore Dio giudicarvi. Gaspar de Quesada, capitano della flotta regia. Siete accusato di ammutinamento e omicidio. La pena adeguata al vostro crimine è la morte. Lui sarà la fine di tutti voi! Uno deve pagare per tutti. Stando alle leggi marittime, Magellano dovrebbe condannare a morte un quinto dell'equipaggio, ma significherebbe la fine della missione. Non avrebbe abbastanza uomini per ultimare il viaggio. Magellano fa di Gaspar de Quesada un esempio per dimostrare la sua tenacia e la sua ferrea determinazione. Juan de Cartagena aveva rapporti con il potere, la corte reale. Suo zio era il vescovo, una personalità importante. Per questo Magellano non osa ucciderlo. Lo bandisce, condannandolo a restare a terra, mentre le cinque navi prendono il largo verso sud. Juan de Cartagena viene abbandonato sulla baia di San Julián con pochi viveri. Nelle lande selvagge della Patagonia, la sua morte è certa. Sarà più lenta e infinitamente più crudele. Oh, Signore, ti prego, abbi pietà. Non potete farmi questo! Come osate farlo? Tornate qui! Tornate qui! Che cosa ho fatto? Aspettate! Tornate indietro! Oh, Signore, abbi pietà! I resti di Cartagena sarebbero stati rinvenuti molto tempo dopo sotto la forca fatta costruire da Magellano. Una forca nella baia di San Julián mai utilizzata e che divenne il simbolo della sorte che sarebbe toccata a chiunque gli avesse disobbedito. Sul finire dell'agosto del 1520, dopo una sosta di quasi 5 mesi, la flotta lascia la baia di San Julián. L'inverno è passato e Magellano può continuare la sua ricerca del passaggio. Nessun contrattempo può distogliere Magellano dal suo obiettivo. Il fatto che i suoi uomini abbiano perso ogni speranza nella missione non lo turba. Invertire la rotta adesso significherebbe consegnare la vittoria ai suoi nemici. Quando una nuova insenatura si apre a occidente, si concede di sperare ancora. Invia 2 navi a investigare. Inizia una lunga, snervante attesa.
La tempesta crescente spinge le navi ancora più a occidente, di baia in baia. Christian Manca lavora nel museo di Magellano a Punta Arenas, presso l'estremità meridionale del Cile. Conosce la storia dell'esploratore portoghese fin troppo bene. Le due navi che scoprirono il passaggio iniziarono a percorrere lo stretto, chiamato in spagnolo Primera Angostura, e poi sentirono il bisogno di tornare da Magellano per dirgli che avevano trovato qualcosa, uno stretto. Così tornarono indietro. Pensavamo che le due navi fossero state ghermite dalla tempesta, e invece le vedemmo ricomparire all'orizzonte a vele spiegate, sventolando bandiere, gridando e facendo fuoco con i cannoni. Fanno ritorno portando buone notizie. Il canale si perde verso occidente e l'acqua è salata. Non è un fiume come il Rio della Plata. Magellano ha forse raggiunto il passaggio? Il capitano e la sua nave perlustrano attentamente ogni baia, ogni fiordo, aggirando rocce e banchi di sabbia. Il passaggio si estende come un labirinto senza fine. Il punto decisivo fu la biforcazione, dove lo stretto si divide in due rami. Uno è senza uscita, l'altro piega verso nord. Fu proprio questo il punto in cui Magellano ebbe più problemi. Dovette dividere la flotta e procedere, cosa che non aveva mai fatto. Non esistono carte nautiche della regione. Secche e scogli sommersi rappresentano una minaccia costante. Il labirinto sembra inestricabile. Solo il coraggio e la determinazione possono aiutarli ora. I vascelli non fanno che cambiare rotta per spingersi verso ponente. Esiste un'uscita da questo intricato dedalo d'acqua? Non è un normale stretto. Sono 370 miglia d'acqua. E furono i primi a percorrerli. E quindi avevano paura di tutto. Persone, condizioni atmosferiche. Dovettero lottare contro tutte le asperità che lo stretto presentava. Più si addentrano nel dedalo d'acqua, più la natura circostante diviene ignota e minacciosa. Alte lingue di fuoco si ergono lungo le coste e non c'è alcun essere umano in vista. Magellano battezza questa regione inospitale Tierra del Fuego, la terra del fuoco. In quale terra siamo finiti? I forti venti da nord. Nessun uomo né animale potrebbe osare abitarla. Sono ancora in questo mondo alle porte dell'inferno. Dove mi condurrà questo viaggio? Potrò mai riabbracciare la mia sposa e i miei figli? Sarò accolto tra glorie e onori come un uomo ricco. Ma quando potrà mai accadere? Per oltre un mese striscia verso ovest lungo il passaggio, privo di moderni sistemi di navigazione o sonar. I suoi uomini sono spinti fino al limite. Coloro che non si sono ancora rassegnati iniziano a farlo. E infine arriva la svolta. Finalmente il sentiero d'acqua apparentemente interminabile inizia ad allargarsi. Un mare meridionale ignoto si apre dinanzi a loro. Ancora oggi, il passaggio in cui Ferdinando Magellano ha creduto così fermamente è chiamato Stretto di Magellano. Ha dimostrato che esiste una rotta commerciale tra l'Atlantico e il Pacifico, che è possibile raggiungere le ricchezze dell'Asia attraverso l'Occidente.
Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e per sempre. Amen. Oh mio Dio, grazie. Magellano era al settimo cielo. Potete immaginare? Cercava qualcosa da 5 anni. E dopo i lunghi preparativi, la corte di Carlo I, il viaggio, l'ammutinamento e ogni ostacolo immaginabile, finalmente lo trovò. Era in paradiso. Ma pochi giorni dopo ricevette la notizia che una delle navi, quella più carica di rifornimento, era sparita improvvisamente. E così, dalla gioia, piombò nella disperazione. La nave col maggiore carico di viveri ha disertato e ha fatto vela verso la Spagna. Ma la determinazione di Magellano non ne risente. Le isole delle Spezie non possono essere lontane. Non ha idea che l'oceano più esteso al mondo si trovi di fronte a lui. Magellano battezza la sua scoperta Oceano Pacifico. Il vento è lieve e le onde placide. Il viaggio prosegue. Passano giorni, settimane, mesi. Non c'è terra in vista. Il dubbio e la disperazione riaffiorano. Troveranno mai le isole delle Spezie? O soltanto il sole cocente e un mare sterminato? A questo punto conta solo la sopravvivenza. I vascelli, ormai cimiteri galleggianti, ondeggiano nel deserto d'acqua. I viveri sono finiti. L'acqua potabile è stagnante. Gli uomini perdono i denti. Le loro membra iniziano a marcire. Lo scorbuto e le altre forme di avvitaminosi, flagello dei naviganti, fanno gradualmente strage di marinai. Un giorno vidi un uomo posare gli occhi su uno spagnolo morto da poco. Digrignava i denti e continuava a guardarlo con bramosia. E non ho dubbi che stesse decidendo quale parte del corpo fosse meglio tagliare, per poi divorarne la carne cruda. Cannibalismo. Magellano si assicura che i morti vengano immediatamente gettati in mare. Un decimo degli uomini perde la vita in questa parte del viaggio. Queste acque diventano la tomba di 19 uomini. Darra! Darra! Ehi! Darra in vista! La salvezza arriva all'ultimo momento, quando dopo 3 mesi e 20 giorni la Terra compare finalmente all'orizzonte. Viaggiano ormai da oltre 1 anno e mezzo. Nella prima isola in cui si imbattono, fanno scorta di acqua fresca potabile e viveri che stipano a bordo. E il viaggio può finalmente continuare. Magellano ha scoperto quelle che saranno in seguito note come Filippine. In queste isole lussureggianti, gli uomini devono sentirsi in una specie di paradiso. Il ricordo della sete, della fame e della morte è ancora vivo. Tutte le promesse sembrano mantenute, i sogni divenuti realtà. Magellano è accompagnato nel suo viaggio dal servo Enrique, che viene da Sumatra, non lontana dalle isole delle Spezie, e che funge da interprete. Neanche sospetta quanto si rivelerà utile nelle Filippine, perché quando si avvicina ai nativi, accade qualcosa di inaspettato. Signore, riesco a capire ciò che dicono. Ne sei sicuro? Non comprendo proprio tutto, ma alcune parole sì. Sai che significa questo? Che non siamo lontani dalla mia terra. Dalla nostra ambita meta, Enrique!
Non credo che all'inizio Magellano intendesse raggiungere le isole delle Spezie, le Molucche, per provare che la Terra era tonda. Credo che a Magellano non interessasse se il mondo era piatto o tondo. Cercava di provare che i portoghesi avevano torto. Se io fossi Magellano e fossi stato rifiutato dal re di Portogallo e finanziato da quello spagnolo, vorrei provare ai portoghesi che ho trovato un percorso differente. E questo comporterà la fine del monopolio portoghese sulle Spezie. Magellano ha scoperto un arcipelago vicino alle isole delle Spezie ancora ignoto in Europa. Se ne appropria in nome di Carlo V e per se stesso. In base al suo contratto, una parte delle ricchezze che fluiranno in Spagna da queste colonie andrà a Magellano. Probabilmente l'arrivo di Magellano non fu visto dai nativi come un'invasione o una colonizzazione. Forse pensarono che era venuto per commerciare. Magellano compie i primi passi per la costruzione di rapporti commerciali con i nativi, legami da cui spera di trarre profitto. Fa in modo di ottenere una posizione di preminenza qui. Forse sogna di stabilire un suo regno nel sud-est pacifico. Magellano è un uomo profondamente religioso. La domenica di Pasqua del 1521, sulla spiaggia di Limasaua, celebra una messa. Resterà un mistero se i locali siano stati invitati o costretti a partecipare alla cerimonia. I regni cattolici di Portogallo e Spagna vedono le loro mire verso il dominio del mondo come un dovere religioso. I locali devono comprendere che la distribuzione del potere in tutto il pianeta è un dono di Dio e che si devono sottomettere ai dominatori scelti dal Signore. Coloro che rifiutano la vera fede vengono passati per le armi. Si sforzava di convincere i nativi a parteggiare, diventare alleati e commerciare con la Spagna. Quindi non sapremo mai se, potendo fermarsi più a lungo, l'avrebbe conquistata. Non sapremo se sarebbe stato tanto brutale quanto i conquistadores del Sud America. Magellano salpa di isola in isola. Vuole rivendicare il possesso di quanto più possibile. Presagisce grandi ricchezze e potere per la corona spagnola e per se stesso. I nativi lo guidano attraverso acque inesplorate, colme di pericoli e difficili da navigare per chi non le conosce. Da Limasaua la flotta fa rotta per Cebu, un importante porto commerciale. Magellano e la corona spagnola erano in cerca di un capo, di una figura autoritaria, per sancire un'alleanza solida e affidabile in questa parte del globo. Ciò avrebbe assicurato il loro futuro nel commercio delle spezie. L'esploratore lo trovò in Humabon, re di Cebu. Era la figura adatta. Il re di Cebu è nel pieno di una disputa circa dei dazi con il capo di un'isola vicina. Magellano vuole combattere per re Humabon per dimostrargli la sua forza. Era la prima volta che Magellano si lasciava guidare da una simile arroganza. Disse: «No, non mi serve aiuto. 50 uomini sono sufficienti. Non importa quante migliaia di nativi si pareranno di fronte a me». Gli avversari di Magellano, Lapu Lapu e i suoi guerrieri, sono una forza da non sottovalutare. Era un guerriero. Disponeva di un intero villaggio in perenne lotta per il controllo del territorio. I guerrieri avevano i corpi segnati da tatuaggi, uno per ogni battaglia vinta. Ecco perché Pigafetta ritrasse il re Humabon con tatuaggi fiammeggianti sul volto. Non aveva più spazio sul corpo per i tatuaggi e così dovette farseli disegnare sul viso. Magellano arrivò senza avere idea di che cosa sarebbe successo. Era del tutto impreparato. Il 27 aprile 1521, presso l'isola di Mactan, vicino a Cebu, Magellano solleva le armi contro Lapu Lapu. Non abbiate timore!
timore dei numerosi nemici. Abbiamo superato cimenti e avversità ben peggiori di questo. Mostriamo loro che cosa significa porsi sulla strada della corona di Spagna. Si era addentrato in un territorio in cui lotte e alleanze erano all'ordine del giorno. I nativi erano abituati alla guerra. Gli artiglieri sparavano da lontano. Spararono per quasi mezz'ora, senza infliggere danni visibili. Gli isolani non cedettero di un passo e gridarono più forte. I 50-51 marinai costituivano un bersaglio facilissimo per tutte le frecce e le lance di bambù. Dovette essere una battaglia spettacolare. Ritirata! Torniamo alle navi! E l'Apulapo iniziò ad avere la meglio. Fu come nella guerra del Vietnam. I soldati americani arrivavano e si ritrovavano impantanati nel fango perché non avevano pensato al fatto che non conoscevano il terreno. Fu ciò che accadde a Magellano. Magellano è morto. Nella furia della battaglia dimostrò per l'ultima volta la sua incrollabile dedizione. Spero che il suo nome sopravviverà. Nell'archivio dei protocolli a Siviglia, in cui è custodita la storia della città, sono conservati documenti firmati da Magellano. Sebbene non sia mai riuscito nel suo intento di raggiungere le isole delle Spezie, la sua fama sopravvive. Io penso che finora Magellano ha ricevuto meno riconoscimenti di Cristoforo Colombo o Francis Drake, sebbene le sue imprese in mare siano comparabili e forse anche superiori. Sotto il comando del capitano spagnolo Juan Sebastián Elcano, i marinai continuano il viaggio. Solo due delle cinque navi salpate per questa odissea raggiungeranno la meta finale delle Isole delle Spezie. Sulle isole, gli uomini possono finalmente caricare i vascelli con il tesoro per cui Magellano ha rischiato tutto. Noce moscata e chiodi di garofano. Nella lontana Europa sono venduti a peso d'oro. Assieme al biondo metallo e all'argento, le spezie costituiscono le fondamenta della ricchezza e del potere dei regni di Spagna e Portogallo. Ben presto, altre nazioni europee cercheranno di mettere le mani su tali spezie. Solo una delle navi intraprende il lungo viaggio di ritorno in Spagna. L'equipaggio della Victoria attraversa migliaia di chilometri di mare controllato dai portoghesi. Il timore di essere scoperti e catturati è una minaccia costante. Dei 265 marinai partiti con Magellano per il suo viaggio di esplorazione, solo 18 fanno ritorno nel settembre 1522, quasi tre anni dopo. Antonio Pigafetta è uno di loro. La circumnavigazione del globo compiuta da Magellano varrà a Pigafetta notorietà postuma. Al sovrano non presentai oro né argento, ma doni che un uomo così nobile avrebbe ritenuto di maggior valore. Tra essi anche il mio manoscritto, in cui avevo riportato tutto ciò che era accaduto nel nostro lungo viaggio verso le Molucche.
I superstiti vengono celebrati ufficialmente. Lo Stretto di Magellano, per cui tanto si è rischiato e tante vite sono state spezzate, diventerà presto una rotta commerciale non transitabile. Il passaggio è troppo difficile da navigare.